so. <muchas> E puntuali, come ogni lunedì, vi diamo il benvenuto alla nostra trasmissione speciale Gold Sport. Oggi linea diretta, quella che era saltata la settimana scorsa, ma poi avete capito il perché. Perché eravamo al tenente onorato di Bocca di Falco per effettuare una bella intervista personalizzata, una lunga chiacchierata di oltre un quarto d'ora, con Super Nick Valente, uno dei grandi protagonisti in questo rotondissimo 5-2 del Palermo al Barbera col Modena. Valente ha pennellato. Eh, proprio un cioccolatino sulla testa eh, di Soleri e poi la zuccata vincente eh, del eh, giocatore eh, appunto eh, che mh, sostituiva eh, Brunori infortunato fortunatamente per lui nulla eh, di grave. Andiamo a fare il riepilogo dei gol anche perché ci sono tre giocatori che per la prima volta hanno siglato una rete con la maglia rosanero. Ehm, apre le marcature Strizzolo del Modena, poi c'è il pareggio di Tutino, appunto primo gol col Palermo, andiamo a ripetere solo i gol dei Rosanero, poi segna Soleri, segna Verre, segna Aurelio, anche in questo caso primo gol con la camisetta Rosanero e anche Luca Vido. Uh, si uh, concede no, il lusso e la gioia di poter urlare al cielo il suo primo gol con il Palermo direttamente da calcio di rigore al 79, grazie anche al gentile omaggio di Soleri che doveva tirare lui il calcio di rigore, ma D'Amico ha ceduto la possibilità di presentarsi dal dischetto a Bido che è stato molto bravo. Insomma, nessuno ha sbagliato più rigori da quando c'è stato il cambio, il rigorista ormai designato in casa a Palermo è eh, eh, Di Mariano ma in questo caso Di Mariano non stava bene era in panchina e ha tirato Vido. Lungo preambolo per celebrare questo importante ritorno alla vittoria del Palermo e insieme a noi c'è un'amica della nostra trasmissione vale a dire Delia Romano. Ciao Delia grazie per essere Ciao. con noi. Prego grazie a te. Allora tu eri allo stadio hai urlato anche eh. tu di gioia 5 gol un grande spettacolo. Sì è stata una partita folle bellissima emozionante come solo il calcio si sa fare, dare queste emozioni, veramente, soltanto il calcio. Eh, perché il primo tempo il Palermo ha giocato veramente male, soprattutto questo gol dopo tre minuti che ha scioccato sia i giocatori, sia evidentemente, sia i tifosi. Eh, poi c'è stato, è vero, il pareggio sì, eh, eh, di, eh, del nostro Tutino, che per la prima volta ha fatto questo bellissimo gol, un tiro eh, leggermente deviato dai difensori del Modena che aveva dato, ridato entusiasmo nonostante il Parema continuasse a giocare male soprattutto in difesa eh, ma dopo pochi minuti purtroppo il 2-1 ci aveva fatto andare eh, in, aveva appunto fatto andare nell'intervallo così tristi e mesti eh, nulla faceva presagire che nel secondo tempo invece avremmo così urlato di gioia proprio per la sequenza dei gol e la vittoria Diciamo che la gara Dobbiamo essere onesti intellettualmente: era iniziata in maniera veramente difficile, difficile per il Palermo. Match in salita il Modena, praticamente, dava la sensazione di poter eh, no, uh, affondare il suo coltello eh, tra le linee difensive del Palermo. Ogni affondo che faceva era veramente un'occasione ghiottissima sì. per i Canarini. Poi tutto è cambiato nella ripresa, come dice giustamente sì. eh, Delia Romano. Soprattutto l'episodio che ha cambiato l'inerzia del match è stato il momentaneamente. 3 a 2 di Verre, un uh, patatrack della difesa: il portiere che non chiama bene la palla, il difensore che non capisce. Verre, bravo perché bravissimo, ci ha creduto, bravissimo. ha siglato il 3-2 e da lì poi tappeto rosso srotolato per i giocatori del Palermo. Sicuramente, il secondo tempo si è... intanto ha segnato subito Soleri, come hai detto tu, grazie al cross di, eh, del grandissimo Valente che noi tutti apprezziamo eh, quando siamo lì allo stadio. Eh, quindi è stato intanto questo gol di Soleri che ha dato la svolta, diciamo la verità. Poi il gol di Verre è stato bellissimo perché è vero che c'è stato un errore difensivo plateale del portiere e del difensore del Modena E lui da però, centrocampo. Sì, lui era almeno 10 metri più indietro. cioè Ha intuito da centrocampo che poteva anche andare a realizzare questo gol. Eh, questa è, ma non lo dico soltanto io, Verre è un giocatore di Serie A di altra categoria. Quindi è stato il miglior acquisto sicuramente di gennaio e che ha contribuito a dare un volto nuovo alla squadra perché da gennaio la squadra sicuramente. È cambiata e questo fa ben sperare, naturalmente, in, eh, in vista dei playoff che noi ci auguriamo. Che Io ci vedo speriamo. molta scaramanzia anche quando Beh, abbiamo sì, fatto questa bella auguriamo. chiacchierata con Valente, appena pronunciavo la parola playoff, mi, mi, mi guardava ah. un po' stranito e un po' male, lo possiamo dire, ci sta, i giocatori sono molto scaramantici, io invece lo dico tranquillamente, fate gli scongiuri voi che potete a casa, ma Palermo ha tutte le carte in regola per farli, per giocarli, i playoff e poi i puntini, 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 perché sono un torneo okay. a parte i playoff. Certo, come abbiamo visto l'anno scorso sono un torneo a parte, quindi in questo momento siamo ottavi, quindi eh, dovremmo farcela, però ancora abbiamo otto partite, quindi ci sono 24 punti in palio. Io sono fiduciosa perché vedo che la squadra ora ha un'anima, questa è la cosa più importante. Mentre le prime dieci partite è eh, una squadra che era poco equilibrata ma soprattutto spesso molle, ora è una squadra che ha grita, che ha un'anima e che è riuscita a ribaltare il risultato, che non dimentichiamo era di 2 a 1 dopo il primo tempo. Quindi sì, ci sono giocatori di qualità, ma c'è un gruppo che ora vedo più compatto, eh, ripeto, un gruppo che vuole vincere. Unito, si vede che quando segnano un gol si abbracciano, insomma questo è molto importante, il gruppo in vista appunto del cammino verso i playoff. Assolutamente sì, l'ultimo turno di campionato ha regalato delle forti emozioni vibranti a forti tinte rosanero, come dicevamo, però vediamolo la classifica sì. eh, regia anche per eh, capire un po' quello che deve fare il Palermo, eh, gli avversari eh. tutti sono da tenere in grande considerazione sino all'ultimo sussurro. Di questa regular season, eh, però, sicuramente ci sono delle squadre che devono essere osservate con particolare attenzione perché la classifica del Palermo è, è questa: Palermo che ha raggiunto la Regina, una Regina che era partita sprint. Poi, eh, come il Palermo, io l'ho sempre sostenuto. Regina e Palermo hanno fatto un ritiro precampionato molto blando sì. e in Primavera si vedono i risultati se tu hai è lavorato bello. bene prima dell'inizio della stagione o meno. Anzi, il Palermo, per come non aveva, perché lo possiamo ah. dire, effettuato il ritiro, perché è come se non lo avesse certo. fatto, si ritrova all'ottavo posto ed è un risultato momentaneo da tenere in considerazione. Certamente, però ci sono squadre forti, quindi non è facile ora il cammino, perché abbiamo un Pisa che è peccato. Abbiamo avuto la partita in mano e purtroppo non siamo riusciti a vincere. La partita più bella forse, anzi sicuramente è giocata al Palermo, peccato. Abbiamo lasciato dei punti. 65-70 minuti eh, letteralmente eh sì. di dominio rosanero è stato un peccato mortale peccato non mortale. approfittarne. Eh sì. Rivediamo un attimo la classifica eh, così chiudiamo abbiamo, il quadro. Sì, Bari. Perché a eh. parte Uh, le squadre che sta menzionando Odellia sì, fai, fai Bari, pure Cagliari, poi c'è il Sud Tirol che è sempre insidiosissimo. Questa squadra <ride> che sorprende, anche forse la più, eh, del, del la più grande rivelazione del campionato. Ma oltre a tutte queste squadre che stiamo vedendo in grafica, eh. nell'ultimo turno pian pianino. Hanno recuperato progressione, como, in progressione anche il Como, como e la Ternana con il ritorno di, eh sì. di Lucarelli. Attenzione perché, parendo sì, a 42, sì. loro sono a 39, eh. vado a memoria, quindi si riaprono i giochi anche per, per i playoff. Fondamentale: Delia mm. è vincere, eh, certo. non fare tanti pareggi consecutivi eh. e soprattutto sfruttare il fattore campo Barbera sicuramente sei pareggi sei mi pare che sono stati sono stati cinque, cinque pareggi consecutivi cinque, e prima c'era stata, sì. stata la sconfitta eh, con il Genoa esatto, Marassi eh. quindi da sei partite il Dico, Palermo non vinceva la matematica non è un'opinione e quando ero piccolissima si vinceva e si, si ottenevano due punti ma ora che sono tre punti chiaramente è molto meglio forse si dice perdere una partita e però vincerne poi due perché chiaramente un punto non porta a nessuna parte e quindi questa pareggite che è una malattia che il Palermo ha avuto anche in altri campionati attenzione eh, non so da che cosa derivi da, se è un fatto anche psicologico non lo so perché eh, effettivamente qualcosa non è andata per il verso giusto anche qualche cambio che io non ho provato per esempio quello di Di Mariano nella partita precedente a questa perché un Di Mariano che segna non puoi levarlo dopo tre minuti? Perché è un giocatore entusiasta, che ha fatto la doppietta, che sicuramente fa alzare il baricentro. Cioè, veramente, ci sono stati anche degli errori. però dobbiamo dire che Corini ora è migliorato tantissimo, è umile eh, ed è riuscito a rimediare agli errori che lui stesso ha ammesso di avere fatto. Poi abbiamo questi giocatori che stanno dimostrando effettivamente. Eh, di essere stati degli ottimi acquisti, questi parlo che sono stati acquistati a gennaio. Eh, siamo stati un po, un po' tutti delusi dalla prestazione di Graves perché eh, quando aveva giocato, sì, forse per la posizione, si è detto che non è la sua, questa a sinistra. Eh, ma quando aveva giocato la prima volta, lui aveva diciamo sorpreso. che gioca in una difesa a tre, quando sì. ha giocato, giocato sia a tre che a 4. Il giovane centrale danese, però eh, a tre si trova bene come braccetto destro. Ma mm. in quel ruolo ci eh. gioca Matteo, che è un intoccabile di, di Colini, è, è un po' è vero, Graves mm. ha, yes. ha subito un po' queste scorribande, soprattutto nel primo tempo, ah. è andato un po' in, in affanno, yes. in bambola. Quando, quando attaccava il, il Modena eh sì, purtroppo proprio lì su quella fascia facevano quello che volevano i giocatori del Modena e abbiamo temuto anche un risultato più pesante addirittura nel primo tempo come passivo per noi e che abbiamo il solito Pigliacelli che come tu sai io sono una fan di Pigliacelli da, da sempre, l'ho sempre ammirato e difeso e, e, e però ora è veramente piace a tutti a tutti i tifosi, addirittura quando c'era da segnare il rigore la gradinata ha gridato il suo nome, eh proprio sì. Perché... perché riconosce che ha un tiro No, lei. ma perché eh, oltre che è molto preciso. bravo con i piedi, sì. ha eh, eh, fatto il giro del web, è una delle prodezze sì. proprio dai 11 metri di eh, Piaccelli quando giocava mh, nel Craiova, eh, in questo match c'era come suo allenatore in panchina Davis Mangia, vecchia conoscenza Comano. anche del, del Palermo. Palermo, e in quell'occasione Piaccelli dagli 11 metri proprio, ha fatto una realizzazione. Di, di rara precisione e potenza quindi oh. quando c'è stato tutto quel discorso Brunori capitano straordinario eh. bomber straordinario giù le mani da da capitan Brunori però i rigori meglio forse che sia un altro a Vabbè. tirarli in, quella, in quel pentolone di nomi era spuntato fuori anche questo rigore fatto da, sì, da sì. Piaccelli no ma infatti hanno gridato il suo nome poi Invece, come sappiamo, Solei ha ceduto eh, il suo ruolo a Vido e siamo tutti contenti di aver visto un gol di Vido perché è un giocatore che ha fisico, che ha prestanza. Forse non era non si era ben preparato, cioè, ora si vede che è un giocatore che. è un, come attaccante un'ottima riserva. L'ultima volta che sono venuta qua parlavamo del mercato di gennaio di vendere qualcuno. Ti ricordi, io ho detto non c'è mai un problema di abbondanza per gli attaccanti. Davvero? Infatti, vedi come vedi, quello si è infortunato, Brunori che non si era mai infortunato, quindi può succedere. Eh, Soleri si sta rivelando addirittura determinante. Perché, non soltanto eh, dalla panchina. Non soltanto dalla panchina, ma addirittura da titolare ha dato proprio una svolta alla partita. Ora okay. segna pure Vito, ha segnato tutti. Quindi, proprio questo problema di abbondanza, specialmente. Si è sbloccato di Mariano. Di Mariano, si è sbloccato. Secondo me, anzi, se abbiamo qualche speranza di andare in A e proprio per l'attacco. i problemi li abbiamo ancora un pochino in difesa, purtroppo. Forse avremmo eh dovuto sì. prendere a gennaio qualche difensore più di categoria. Eh sì, e poi vabbè, eh. dico: il voto più basso che la stampa e anche i tifosi eh. hanno attribuito al mercato. Invernale del Palermo è stato 7-7,5 perché meno non puoi dare, wow. perché se prendi Tutino, Verre, Graves, eh, però mh, probabilmente si poteva prendere un difensore eh. in più, un esterno sinistro in meno e no. qualche giocatore eh, perché a destra siamo con due uomini o sì. gioca. O gioca Di Mariano, Mariano. o gioca Valente, eh, speriamo mai, ma se in contemporanea c'è la squalifica di uno e un raffreddore eh, che... per un altro, eh, è un po' più complicato perché riadattare Matteo a destra o mettere uno tra Masciangelo Aurelio o Sala a destra quando loro giocano a sinistra sì. è un po' un, un azzardo. Parliamo però, ed è giusto celebrarlo, di questo primo gol di Tutino, il giocatore di una classe importante, immensa, aveva bisogno di sbloccarsi. Adesso inizia eh, sì. un nuovo campionato per Tutino. Eh sì, ma infatti quando è arrivato, è arrivato con una, insomma, un parma, insomma tutti sapevano che era un forte giocatore eh, si doveva solo sbloccare, si è sbloccato il giorno in cui non c'era Brunori, non so, ora c'è qualcuno che dice che è anche un problema di equilibrio mh, tra gli attaccanti però dico, non è importanza questo, ha fatto un bellissimo gol un tiro da lontano, si è sbloccato eh, ha avuto gli applausi del pubblico, io sono fiduciosa e penso che giocherà Sarà utile questa squadra anche Tutino, sicuramente, c'ha un bel fisico e un bel tiro anche. Assolutamente sì, e poi in previsione futura, eh, qualora il Palermo appunto. dovesse riscattare tutta l'operazione con il Parma, si parla di circa 3 milioni, sì. quindi comunque Speriamo. un investimento importante. Quindi Tutino, che è un grande giocatore, eh, lo sì. deve dimostrare come ha fatto col Modena, eh, proprio segnando tanti gol, servendo tanti assist ai suoi compagni. Ma noi abbiamo grande fiducia in Tutino perché è un gran bel, sì, giocatore. Sì, bel giocatore. Regia, c'è una telefonata, se ho sentito bene? Sì. Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, io sono Non Alberto e chiamo da Catania. Salve. Io volevo dirle che voi state parlando male di che... È vero ha giocato male ma ha giocato male perché non era supportato scusa eh, stiamo no, parlando no. male di no no gra graves io ho detto che era perché no. non era nella sua posizione perché non era nella sua oh, posizione noi abbiamo fatto qui gli elogi a questo eh, danesino no. tante volte abbiamo detto sta giocando ha giocato col modena sul centro sinistra quando lui ah, nella difesa 3 gioca sul centro destra, destra. è vero però purtroppo in partita eh, non è stato assistito da Aurelio. Aurelio è un ottimo attaccante, ma come difensore mi pare che lascia un po' a desiderare. Non ha aiutato per niente. Si è trovato sempre sulla fascia sinistra due avversari e non sapeva che cavolo fare. Non so se rendo l'idea. Sì, sì, chiarissimo. Si è trovato sempre sulla fascia sinistra due avversari non sapeva che cavolo fare. La sentiamo male, però abbiamo capito il concetto. Sì, sì, no, so. Vediamo se riusciamo a sentire meglio il nostro amico. Sì, eh. perfetto. Dovrebbe abbassare il volume del suo televisore, perché altrimenti facciamo fatica a seguirla. Se, se, se riesce, chiaro. Sì, io ho... Ok, adesso la sentiamo, prosegua pure. Niente, io la, volevo dire la mia opinione sul fatto che Greves secondo me da solo non, in quel lato non ce la faceva assolutamente, aveva bisogno di qualcuno che gli desse una mano perché arrivavano in due in due. Sì sì, giusto. Chiarissimo e le diamo ragione perché è anche quello che pensiamo noi. Sì, sì. Vuole dire altro sulla partita o sul Palermo l'ascoltiamo? No, no, io vi ringrazio per la vostra trasmissione che seguo continuamente. grazie buonasera. Grazie, grazie a lei, credo di aver capito. Sì, non, sì, nonno no, Alberto, non e quindi Alberto, lo gioca, salutiamo. Lo salutiamo con grande affetto, ci seguono da tutte le parti eh, della Sicilia, tra le quali Catania. Lui eh. è un grande tifoso del Palermo, ma. Colgo l'assist, faccio un po' come Soleri con Valente. Colgo questo assist per uh, dire complimenti Catania. al Catania per questa cavalcata uh, dalla Serie D alla Serie C. Ho letto tanti commenti di eh, tifosi del Palermo scatenati. Ah, ma perché eh, parlavano più che altro dei siti, eh, noi, noi ne stiamo ah, parlando eh. appena. Ah, ma perché parlate? Perché io dico una È cosa: giusto. i colori rosanero, lo ribadisco. Sono i più belli del mondo e eh, mi auguro di vedere ben presto il Palermo giocare in Champions League. Però io dico una cosa, tutto questo astio nei confronti delle altre squadre siciliane non mi appartiene e non ci appartiene. Quindi Colori Rosanero al primo posto nel mondo, però io se altre realtà siciliane dovessero arrivare in Serie A, in Serie B eccetera sarei veramente contento perché ricordo con grande nostalgia quando c'era un Super Palermo che vinceva contro le più grandi d'Italia in Serie A, ma c'erano anche il Messina e il Catania ed era no, uno no. spettacolo per la nostra Terinacria. Poi ognuno no, tifa per chi vuole, però ovviamente soprattutto per il Palermo bisogna tifare, ma questo è un altro discorso, certo. però è bello sottolineare quando anche altre squadre riescono a far bene in campionati, in campionati diversi. Il mio sogno è quello di vedere mille squadre siciliane in Certamente, Serie A. Certamente, almeno quattro. Almeno quattro. Messina, Catania, Palermo e trappa. Assolutamente, Bellissimo. anche no, il Siracusa, il Siracusa, qualsiasi realtà no, bellissima. d'accordo, sì, Forse c'è un'altra telefonata con chi parliamo. Eh, Piero sono della Gisa. Salve, buonasera. 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 Prego, può parlare. Eh, ciao Simone. Salve. Sono Piero della Gisa. Sì, ci dica pure. No, Voleva dire io, io non riesco a capire perché il palermo ogni volta un primo tempo lo deve dare sempre agli avversari. Io non lo so. Scelgono sempre uh, che, che giocano con, con, eh, con il temore e Bello, poi, meno eh. male che la partita è finita come è, è finita, grandiosa è finita. Però non riesco a capire perché giocano sempre con, eh, con hanno, male. il temore di giocare con gli altri. Sì, aprile. è, vero è, vero, è vero, vero, è capitato già almeno 3-4 volte. Ma spesso, sì, assolutamente. Noi la ringraziamo, signor Piero, per averci chiamato e sviluppiamo proprio questo suo spunto di riflessione. Continui a seguirci che le rispondiamo. Grazie mille. E tanto auguro, eh. Buonasera, buonasera Grazie, Grazie, una buonasera e un saluto alla splendida Zisa che è una, ah, un, un posto meraviglioso una zona di Palermo meravigliosa di Palermo abbiamo tanti amici lì sì. Vedi, allora rispondiamo al nostro eh, amico non lo so, effettivamente ha ragione, spesso è come se entrasse col freno a mano questa squadra eh, e, e tante volte quindi si lascia sorprendere come è successo con Modena, perché il gol è arrivato dopo tre minuti, quindi poi ha fatto fatica, ovviamente, a eh, rimettersi in gioco. Non lo so da che cosa deriva, ma certo l'aspetto psicologico sicuramente cont può contribuire. Eh, però non basta giustificare queste perplessità che spesso hanno. Per quanto riguarda il il torno a dire che io assolutamente a me è piaciuto, ho detto siamo rimasti delusi rispetto alla prestazione precedente ma sicuramente è stato il cambio di posizione perché pure siamo diventati Marconi dipendenti questo lo dobbiamo dire come Marconi ci scrive il nostro amico è, è Antonio Saia che dice la difesa funziona soprattutto è quando, quando c'è Marconi, Marconi. È quindi vero. non è che la colpa è del singolo difensore è che è mancato Marconi che è effettivamente diventato indispensabile per la difesa, una crescita. Questo ragazzo dall'anno scorso, ora veramente incredibile, è il punto di riferimento della difesa. Lui e Pigliacelli sono veramente quelli che cercano di dare ordine lì, e che si vede che seguono anche i compagni. Quindi, purtroppo è mancato Marconi. Ora, questo, durante questo ritiro a Girona e la pausa, speriamo che tutti gli infortunati possano riprendersi e che quindi questo ritiro serva a questo perché. Purtroppo altre volte questo ritiro non ha portato bene, però noi stavolta invece dobbiamo essere convinti che la squadra deve fare sempre meglio perché il gruppo è sempre più unito. E a proposito, oggi la giornata degli assist, i nostri eh. amici e un altro me lo fa Delia, parliamo proprio di questo ritiro, mini ritiro che si svolgerà a Girona dal 21 al 25 marzo, questo è il canale ufficiale, mm. la pagina eh, ufficiale del club di Viale del Fante, palermofc.com, ritiro a Girona, i convocati sono 26, non vi faccio elenco completo, li ritrovate nel sito eh, del Palermo, vi diciamo per tranquillizzarvi che, ci sono sia Brunori che Di Mariano, quindi nulla di grave per loro, Di Mariano addirittura era stato convocato ed era in panchina eh, già per la sfida contro il Modena. Si rivede anche Stulaz per lui mm. la stagione abbiamo detto che probabilmente è finita, però il fatto di rivederlo riaggregato in gruppo per questo mini ritiro può in maniera flebile lasciare qualche uh, speranza positiva per questo mini futuro che attende il Palermo, poi ci sono uh, praticamente tutti, tutti. totale uh, dei giocatori della prima squadra 26, manca solo uh, Nedel Searu che poi raggiungerà ah, sì. Sì. Uh, la squadra successivamente, Nedel Searu che per questa finestra dedicata alle soste per le nazionali e con la sua nazionale, vale a dire la Romania. Inoltre, questi li leggiamo, facciamola vedere la grafica perché magari ci stanno sì. seguendo e farà piacere alle famiglie aggregati per questo ritiro a Girona: dal settore giovanile, Cristian Basile, che è un difensore classe 2006, un altro attaccante 2006 che è Salvatore Dimitri, un altro difensore è Galfano Gaspare del 2004. 2004 anno di nascita anche di Raffaele Gio, che è un attaccante. E poi Samuele Lamantia, centrocampista del 2006, eh, Manfredi Nespola, un portiere del 2005, e Simone Santolocito, un difensore classe 2004. Delia li ho voluti leggere Bravo, i nomi sì. perché a me piace quando c'è una ventata no, di gioventù che va e poi un'emozione incredibile fare un ritiro in Spagna sì. a Girona col Palermo so, ricorderanno tutta certo, la vita Certo, una bellissima esperienza sarà per loro e speriamo che qualcuno rimanga perché purtroppo questi giovani spesso si perdono eh, ma comunque però col campo sportivo con tutte le innovazioni che ci aspettano chissà che questi giovani qualcuno tra questi almeno possa affermarsi e eh, noi glielo auguriamo glielo auguriamo siamo arrivati a metà della nostra trasmissione, quindi piccolo stop and go della nostra regia, piccolo break pubblicitario, ma ritorniamo subito, abbiamo ancora tanto da raccontarvi. Caffè, caffè, che così. Quando si amare ciudduce su chi. Ma appicciccicò la bocca, mi fai consumare, ma mi toglie di andare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag! Azz, è pure saporito! Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra. Pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica a Palermo, in via Pipitone Federico 61. Oh Il lunedì aspettiamo sempre le vostre telefonate che ci offrono tante volte degli spunti di riflessione importanti ma ci state scrivendo in tantissimi anche tramite le pagine eh, Facebook andiamo a, a quella di eh, Gold Sport 7 Gold Sicilia un saluto da Cologno Monzese Forza Palermo sapete in quale hotel si troverà il Palermo in quel di Parma è ancora presto Sesto. per organizzare la scaletta mh, degli spostamenti caro Lorenzo eh, non sappiamo neanche dove andranno eh, in Spagna perché il ritiro a Girona è blindato, però boh, vedremo se dovessimo eh, saperlo, cercheremo tramite le nostre trasmissioni di eh, fartelo eh, sapere. Comunque al momento sono, stanno andando in Spagna perché parte il 21 il ritiro, quindi è eh, difficile ancora parlare eh, della prossima trasferta in Italia contro il eh, Parma. Eh, abbiamo letto il messaggio di Antonio che dice la difesa funziona soprattutto quando c'è Marco. Andiamo nella pagina dei tifosi palermo.it, nostro social media partner. Adesso siamo al settimo posto. Ci scrive Alex Rosanero Carlino. Grazie alla penalizzazione che sta arrivando per la Regina. Ancora non c'è niente di ufficiale, ma si parla di un'ulteriore penalizzazione. Tre. Probabilmente quattro punti inflitti alla mh, formazione, alla squadra guidata da Pippo Inzaghi. Totuccio Perriera, buonasera. Arriveremo quinti. Non prendetemi per pazzo. No, nessuno ti prende per pazzo. È la tua opinione. E anzi, speriamo che possa il tutto eh. concretizzarsi con i dati. Uh, Paolo Iannazzo ha mandato un messaggio chilometrico. Vediamo mm. se riesco a leggerlo. Nella seconda parte della stagione, grazie al mercato, il gioco è decisamente migliorato. Mi chiedo però perché questo tipo di mercato non. Si è stato fatto ad inizio stagione capisco che i tempi erano un po' ridotti ma se si era disposti a fare questo tipo di investimenti eh, si dovevano fare subito sintetizzo al posto di dichiarare come falso obiettivo una salvezza tranquilla a questo poi ti rispondiamo Sergio Cinà, ma l'avete visto il Cosenza ultimo dove si trova adesso poi eh, simpaticamente Salvatore Bertolino, volete fare i complimenti al Catania? Stanno volando ogni riferimento <ride> al, ai treni del gol, eh, quello che purtroppo è successo qualche anno addietro è puramente voluto dal nostro amico. Eh, la maturità del Palermo come organico squadra si vedrà quando incontrerà squadre, acqua alla gola per non retrocedere sempre Sergio eh, Cinà. Uh, insomma, poi tanti messaggi, chi dice di parlare della promozione del Catania, ci seguono anche gli amici oh, my che my tifano la formazione Tenel, l'abbiamo fatto, complimenti al Catania per la promozione. E poi, eh, Graves, il liscio perfetto, ci scrive un nostro amico, spero che non era vero quello che abbiamo visto. No, è successo, ma è successo una volta, capita anche ai più grandi eh, difensori. Eh, sì, dai, Palermo, Palermo arriverà quinto, come dice il nostro ma amico. Perché no? Io ci credo, effettivamente. Eh, poi dipende anche, non lo so, ci sono quattro partite in casa intanto e quattro fuori casa. Ora, quelle in casa, in eh, quelle in casa il pubblico è fondamentale. Anche se anche fuori casa ormai tanti tifosi, anche da Palermo, partono. Ora a Parma il primo aprile è già... Io sono convinta che l'apporto del pubblico è una delle componenti fondamentali. Anche col Palermo Modena è stato così, perché eravamo in svantaggio, però veramente questo gol lo cercava tutto lo stadio. Naturalmente, però. c'erano cioè, circa 22.000 spettatori. 22 spettatori, circa, quindi è una delle componenti. Quindi è, è questo è quello che è accaduto anche l'anno scorso, perché è, è stato anche il pubblico che ha trascinato la squadra. Eh, verso la Serie B, perché eh, non dimentichiamo che nelle ultime partite c'è stata una partita che stavamo perdendo, è stato veramente il pubblico che è riuscito a far ribaltare. Quindi il risultato. Quindi, perché no? Quindi potremmo anche arrivare. Eh, vediamo, vediamo. Dovremmo forse, dover forse col Dobbiamo cominci... fare un po' si, più deve... di vittorie e meno pareggi. Eh, quello sì, certo, più vittorie e meno pareggi. Vediamo, speriamo. Eh sì, la, la prossima subito eh, è una prova del 9 eh, per vedere parlo. se la vittoria col Modena, che poi ai punti è stata ampiamente meritata dal, sì, dal Palermo, meritata. ma uh, giocare in casa del Parma, uh, un Parma che sta vivendo un momento un po' così ballerino, uh, sarà sarà sicuramente una prova uh, importante. La nostra regia ci sta facendo vedere la grafica, la grafica. del prossimo uh, turno con tanti match uh, interessanti e la ripresa, lo ricordiamo, il Palermo tornerà in campo l'1 di aprile, sì. Parma-Palermo, uh, poi c'è anche un'altra bella sfida che è quella tra il Genua che a Marassi riceverà... Uh. La Valentina. regina, mh, poi vediamo un po', mh, il Perugia che riceverà il Frosinone, Frosinone che ok è primo eh, ma eh, insomma un po' balbettante, sì. pareggio con il Palermo, eh. altre sconfitte no, nell'ultimo turno ha perso. Eh, infatti, anche il Frosinone non è quello squadrone che si pensava, è un campionato difficile il campionato di Serie B, diciamo la verità. Eh, anche perché questa è una fase in cui i giocatori magari cominciano ad, ac ad accusare qualche, qualche problema fisico, perché è un, un campionato dove proprio l'agonismo è la cosa più importante, la componente fondamentale. Quindi ci sono tanti fattori ora che entrano in gioco. Eh, però io ho fiducia in questa squadra perché eh, ci sono appunto dei degli attaccanti fortissimi, poi anche a centrocampo. Cioè Damiani, di cui ancora oggi non abbiamo parlato, che io non le verrei mai, lo farei giocare sempre, perché a me piacciono questi giocatori, un po' metronomi, un po' registi, quindi, eh, però Gomez, anche se ha fatto qualche errore, poi nel secondo tempo ha giocato bene. Quindi, per carità. Io, io... combatto, eh, c'è una, una, una mia eh. battaglia personale pro Palermo. Sì. E pro sia Go Gomez che ah, Damiani, perché che secondo me, mm. poi per carità è Corini l'allenatore ed è, è sicuramente certo. più bravo di me che li vedo ogni giorno, ma secondo me i due giocatori nella mediana rosanero potrebbero convivere tranquillamente, Sto perché Gomez è molto bravo in fase di rottura del gioco, in fase di interdizione, sa Io anche costruire, dico. ma... ma Damiani è un'altra cosa, Damiani è un regista vecchio stampo, un metronomo metodista che imposta, allarga il gioco, ha grande visione periferica e tutto. Però il fatto di far giocare Damiani come regista non implica necessariamente <ride> l'esclusione di Gomez o Gomez che dirsi oh, voglia visto che è fran francese. Eh, centrocampo per me bellissimo sarebbe Damiani playmaker basso Davo. con accanto Verre e Gomez cioè, il, il centrocampo sarebbe per questo per me pure è questo assolutamente perché la qualità è la cosa più importante non è che ci sono dubbi eh, anzi in sicuramente... alcune azioni magari eh. se Damiani, Damiani è più arretrato e la palla è a eh. Gomez visto che Gomez ha ricoperto il ruolo di regista in quest'ultimo periodo può lanciare in profondità Gomez, voglio dire le soluzioni ah, non mancano Palermo ha tanti grandi giocatori, c'è Saric, c'è Segre che sta no. trovando meno spazio, però dico Gomez, Damiani e Verre possono giocare tutti e tre. Però Saric in questo momento non è che si merita di essere titolare in ogni partita, dobbiamo essere obiettivi. Sì, sulla carta è arrivato qui un grande giocatore, ma non è che a, Spra a sprazzi gioca bene, ma assolutamente, io non lo schiererei così. Con questa sicurezza come titolare, come sta facendo Corini. E invece, lo vediamo sempre lì. Boh. Degli errori, è <ride> sempre lì. Per carità. Sulla carta è un ottimo giocatore, però è una grande delusione. Secondo me. Questa... Ancora non lo ha dimostrato. No, um, lo ha dimostrato. chiari segni di, di crescita, però ancora non ha dimostrato no. al 100% il suo potenziale. No, Nostri amici preparatissimi ci propongono calendario in casa in trasferta del Palermo di qui fino alla fine. Ma prima andiamo da un altro nostro amico che ci chiama da casa, con chi parliamo? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera. 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 Eh, eh, sono Franco da Carini. Salve, ci dica pure. Eh, volevo sapere una cosa in particolare, praticamente, essendo che questa è grandissima società che l'ha comprato, il Palermo, Manchester United. E volevo sapere perché si trovano sugli allori per potersi salvare dalla serie B. Cioè, come, come poi gli, gli, lo stimolo per i giocatori, se, mi sembra che sia negativa questa discussione, non credo. Oh, e poi praticamente io conosco il Palermo da, da molto, molto, molto tempo e sono molto tifoso. Cioè, sportivo sì. non mi sono attaccato proprio era difficile sconfiggere il Palermo alla favorita cioè questo gioco praticamente che prima il primo tempo è negativo e dopo rimonta se è il caso questo volevo sapere perché mi sembra che sono insicuri questi giocatori Grazie. Chieri, sì, sì, chiarissimo chiaro, signor chiaro. Franco, cercheremo di risponderle. Allora partiamo dall'ultima parte della riflessione, signor Franco, molto strong nella sua disamina, ma a noi ci piace sentire oh, il ok, parere di certo. tutti l'ultima parte, perché il Palermo che è un po' sulla falsa riga della telefonata precedente, perché sì, a mh, volte dà l'impressione di, di regalare i primi insicura, 10, 15, sì, 20 sì. minuti dimostrando un po' di insicurezza. Eh, Io posso cercare di darvi la mia chiave di eh, lettura anche è d'Elia bella, Romano, sì. ma lo dovete chiedere ai giocatori, sono loro che scendono in campo. Purtroppo, dall'esterno, analizzando le partite, anche noi diciamo: Mannaggia, che peccato perché vedi col Cittadella ah. eh, hai regalato praterie, soprattutto nel primo tempo, agli avversari. Eh sì, ma forse perché è una squadra composta anche da giovani, non lo so. Eh, effettivamente, danno questa impressione. Poi, quando si prende un gol dopo tre minuti, è chiaro che ci si può anche scoraggiare, dico. L'importante è averla ripresa la partita. Per quanto riguarda il fattore eh, del il campo, diciamo, giocare in casa ha ragione il Signore. Sicuramente è difficile perdere in, in casa del Palermo. Quindi tant'è vero che, come ho detto prima, il pubblico. Non, non, non si è fermato un attimo, ha incitato i giocatori e, e veramente questi gol alla fine sono arrivati sulla spinta del pubblico. Io ne sono convinta, veramente. Pubblico rosa nero rosa straordinario, nero, non solo straordinario. al Barbera, no. ma... Anche Io fuori. sottolineerei soprattutto, soprattutto tutti quelli che vanno in trasferta e fanno sempre sold out, fanno fare sold out al settore ospiti, il Palermo in campi che vantano 5.000 spettatori si presenta con quasi 2.000 tifosi, quindi ah. è come se giocasse alla vecchia favorita, ora si course. chiama Renzo Barbera, quindi un plauso a tutti i tifosi del Palermo, soprattutto quelli che vanno in trasferta. Altra telefonata, con chi parliamo? Buonasera, sono Pietro Buonasera Allora volevo semplicemente fare più che una domanda diciamo una, una, uh, una soluzione sottolineata parecchio ora, ora mi spiego come sì. tutte le fortune delle squadre lo fanno sempre il centrocampo sia in difesa che in attacco e la chiave di volta la delle squadre sono la, è avere un centrocampista forte Nessuno parla bene, ma bene si sì, parlano tutti bene però nessuno parla positivamente di Segre, che secondo me è un combattente, è uno che ha pure visione di gioco, tra l'altro, non è che Bello. fa solo interdizione, è un combattente nato. Perché non viene schierato più spesso rispetto agli altri? Grazie e buonasera. No. Allora, è una riflessione molto bella. Segre ha avuto qualche, problemi. eh. ha avuto qualche eh. problemino eh. fisico sì, perché sì. c'è stato un periodo che il centro del Palermo era Segre più altri due, eh, quando si giocava a tre in mezzo al campo. Assolutamente d'accordo con lei, Segre, ex Primavera del Torino, non è solo fase di interdizione e basta. E a me è un giocatore che ricorda molto, ve lo ricordate, Rigoni. Molto elegante. Molto elegante, sì. ma che si sa ben inserire Pencisi, per sì, via, via centrale. Non c'è dubbio. Mm, però ci però, sono dei momenti in una stagione, lo sapete meglio di me, nei quali magari alcuni giocatori sono più con la freccia sì. verde in alto e altri un eh. po' più down a livello di forma e a livello di condizione fisica. Quindi l'unica spiegazione che mi do è questa, perché centrocampo del Palermo ne ha no, no, Però poi nell'ultima partita appena entrato ha fatto benissimo. Assolutamente, Assolutamente sì. Quindi, ma noi ne parliamo bene. Eh, sì, di... no? No, oh, a me piace moltissimo Segre, <ride> veramente. A me i giocatori così eleganti poi piacciono, è uno di questi sicuramente. Interroghiamo Delia ah. Più che altro cerchiamo di capire insieme a Delia quello che potrebbe succedere <ride> al Palermo, perché il nostro amico Alex mm. ci ha mandato il calendario in casa in trasferta del Palermo, sì. calendario in casa, Palermo Cosenza, Palermo Benevento, Palermo Spal, Palermo Brescia. Quanti punti Vabbè. facciamo con queste squadre? <ride> Facciamo un po' gli indovini oggi. Sono quattro, sei. Ripeto: Cosenza, Benevento, Spal e Brescia. Cioè, L'ideale sarebbe fare almeno dieci punti, mm. no? Tre vittorie. Tre vittorie e un pareggio. Eh, ci accontentiamo dei dieci punti. punti. Poi, se, se facciamo un plane, 100, meglio ancora, meglio ancora. Calendario 10. fuori casa. Invece, vedrai no. il Palermo andare appunto già alla ripresa l'1 aprile in casa del Parma. Poi Venezia-Palermo, Como-Palermo e Cagliari-Palermo. Sette punti. 17 complessivamente punti. 17 punti e andiamo a 59. Facciamo 18, gli mettiamo un pareggio in più e siamo, <ride> e, siamo, e siamo messi ancora meglio, perché no? Altra telefonata, noi vi adoriamo, siete scatenati con chi parliamo? Sì, salve, buonasera, sono salvo. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Allora, Grazie dopo, mille. Un, dopo un primo tempo, veramente che, eh, proprio perché ogni ripartenza era veramente un incubo. Sì. Le occasioni purtroppo per il modena fioccavano. Un grandissimo secondo tempo della squadra, però ecco quello che bisogna correggere sono i problemi difensivi. Perché è proprio quello in questo momento che a noi ci penalizza e soprattutto punti persi così perché sarebbe totalmente una classifica diversa. Inoltre, poi volevo fare una domanda, se voi ovviamente potete rispondere. Se l'Italia dovesse assegnare gli europei a settembre Palermo. È incluso come stadio, giustamente, quindi ci potrebbe essere un restyling in anche del Barbera. Sì, allora, sì. allora, è una domanda che ci state facendo in tanti, salvo grazie mille per le tue considerazioni, cerchiamo di rispondere a tutto. Allora, partiamo okay. dallo stadio. Palermo, come sempre, e non potrebbe essere altrimenti, visto il nostro tempio calcistico. Eh. È inserito in questo è inserito. listone, tra Poi dovrebbe esserci eh, un'ulteriore scrematura, ma il Palermo è sempre stato presente. Sì. Per quel che riguarda il restyling, già un restyling è stato fatto in occasione purtroppo di quella sciagurata partita eh, che non siamo riusciti a vincere contro la Macedonia, la Macedonia con quel gol che ancora ha gelato tutti, quello dell'ex Rosanero eh, tra i Coschi, però un restyling Pronto. è stato fatto. Eh, ah. Hanno fatto i box nuovi, hanno fatto gli schermi nuovi. Eh, se per restyling intendiamo seggiolini e quant'altro, lì è un, un po' più complicato rispondere perché Delia aiutami. Il territorio <ride> sul quale c'è il tempio del Barbera è un po' comune, un po' regione, un po' eh, questo, infatti, un po' quest'altro. Il problema è questo perché veramente ha ridotto malissimo questo stadio, soprattutto quando piove quando anche smette di piovere, continua a piovere, addirittura in tribuna, quindi non soltanto in gradinata e in curva. E poi non parliamo dei bagni, no, effettivamente un restyling è urgente. Speriamo che si risolvano questi problemi burocratici perché... Assolutamente necessaria, non ci possiamo presentare le filtrazioni d'acqua se piove. Quelle, visto i tifosi con l'ombrello aperto? Con... Sì, ma anche quando smette di piovere, continua a piovere, okay. è, è, è peggiorata peccato. la situazione. È un vero peccato sì, questo, sì. purtroppo anche le condizioni eh, sì. igienico-sanitarie dei servizi ah, sono, sono, mai, ma... sono veramente raccapriccianti. Qui eh, ci fermiamo, altrimenti ci fermiamo. apriamo altre polemiche. La regia mi richiama all'ordine. Quanti minuti abbiamo ancora? Ancora due minuti a nostra disposizione, ah. quindi ne approfitto per leggere altri messaggi, perché tra telefonate e messaggi siete voi i grandi protagonisti di Speciale Gold Sport del eh, lunedì. Messaggio chilometrico di Alfonso, attenzione a questo Palermo, venerdì abbiamo vinto contro un grande Modine in ottimo stato e ehm, con ecco degli attaccanti che, mh, ottimi, non era assolutamente scontato che il Palermo riuscisse a ribaltare ah. la partita e poi fa una riflessione molto interessante il Come nostro amico, dice eh, non voglio parlare male di Brunori perché Brunori non si discute, sintetizzo però Soleri, che attenzione, il nostro amico dice, non è più forte di Brunori, ma sta cambiando le sorti del Palermo nel modo di giocare, perché dà più profondità alla manovra e, e di testa le prende eh, tutte. I playoff andremo di sic sicuramente, poi ci divertiremo. Bel cioè, messaggio guarda, di Alfonso anche dal punto di vista tattico. Merita qualche secondo Bruno e Soleri, perché veramente ha giocato in una maniera commovente. Alla fine aveva persino i, i crampi e continuava a inseguire la palla, a fare pressing, a andare incontro eccezionale, è un giocatore completo, bisogna dire, per certi versi ricorda anche Tony un pochino, anche se non ha la stessa di Tony, ma è un giocatore veramente forte, umile, che ha dato moltissimo, che infatti uh, si è preso i cori del tutto lo stadio, che lo ha incitato, e, e alla fine è caduto da terra stremato, perché ha dato veramente tutto. E poi abbiamo anche come ciliegina sulla torta sottolineato il suo grande gesto di cedere la possibilità ah, di segnare avvido. il calcio di rigore a Vido. Certo, la partita e il risultato un po' agevolavano la situazione Dai, perché se eravamo sull'1-0 probabilmente <ride> eh, la, la, era come giusto che fosse eh, l'avrebbe tirato il buon Edo Soleri. 58 siamo arrivati alle 17.58 quindi chiudiamo la nostra trasmissione speciale Gold Sport io ringrazio Delia Romano è sempre un piacere averti con noi piacere anche mio soprattutto grazie ma soprattutto ringraziamo dopo aver salutato la nostra regia coordinata da Roberto Lombardo e Giancarlo Sardo tutti voi che siete sempre straordinari con il vostro affetto e stima nei confronti della nostra uh, programmazione tanti messaggi tantissime chiamate noi vi diamo appuntamento a giovedì con la diretta social e poi Ovviamente lunedì telefonate e social. Ciao! Caffè, caffè, che sì, che sì, quando si amare, ci duccio sono un Ma mi ma la bocca, mi fai consumare, ma mi è il genio Ani. è il nome del caffè? Ah già, caffè si agge. è pure saporito.